Bella a tutti ragazzi, sono Michael ed ecco un nuovo video degli Atta Games. In questo video siamo in un test mod, come avrete letto dal titolo, recensirò, tra virgolette, questa classe Lexion 750 TT e questa Lexion 750 normale. Allora, intanto fanno parte di tutto stesso pack, diciamo, che bisogna estrarre. Vi danno appunto la TT, quella normale, la Vario 1200, la Vario 1050 e la Vario 900, e vi danno queste tre barre che hanno tutte le stesse funzioni, non cambiano. Allora, quale preferite voi, la TT o questa? Meglio la TT. Allora, dato sono uguali. Ah sì, aspetta, prima l'esterno. Allora, l'esterno non ho trovato, diciamo, errori, a parte forse il cingolo che è troppo alto e sembra che vada a toccare lì il parafango, ma niente di che. Dopo qua dietro tutto a posto, la ruota è a posto, anche qua frecce sono fatte molto bene, anzi quella lì l'ho fatta io, quella targa lì l'ho fatta io, e questa è la cosa bellissima di questa trebbia, che dovrebbero mettere in tutti, in tutte le mod, insomma. E dopo vi spiegherò come si fa. E dopo non ho trovato altro, forse questo segnale qua che sembra proprio spiaccicato lì, nel 2015 non si può vedere, si poteva vedere nel 2013 ma nel 2015 no. Ok, scusate per il taglio, ma non so cosa sia successo. Vabbè, dopo qua sempre il solito problema del cingolo, e questi sono i denti di ricambio per la trebbia. Dopo li ho guardati, pensavo che erano tipo tubi che non ho mai visto nelle barre, però dopo ho realizzato che sono denti di ricambio per la trebbia. Infatti vedete che non servono a niente, però ve li mettono lo stesso. Dopo lì sopra c'è sempre la targa, adesso vi mostro. E quando avete la drive control, da questo problemino, vedete che saltella col freno a mano, voi lo togliete, torna normale. Non è un problema della trebbia, è proprio un problema, cioè è un problema di tutte le trebbie, da quello che ho notato, vedete? C'è la targa. Ho messo Ro perché è di Rovigo, io sono di Rovigo. Vabbè, dopo qua c'è il solito in tutte le barre, vabbè questa è la Vario 1200, ma la troviamo anche nella Vario 1050 e credo anche nella Vario 900. Sì. Nel 2013 queste erano telecamere, ma non sono telecamere, ma servono appunto per la cabina, per tipo laser, per far andare dritta alla trebbia, tipo sistema laser, sistema satellitare, così, insomma. No, sistema satellitare è un'altra cosa. Vabbè, comunque è fatta molto bene, forse un po' povera di dettagli, però a me piace tantissimo, a me piace tantissimo. Dopo andiamo dentro. Ok, l'interno si presenta così, è tutto mobile, tutto, vedete il volante, non è come classico della 780 che si ferma tipo solo fino a qua, ma questo si muove tutto. Joystick perfettamente mobile. Dopo specchietti vanno e non vanno, hanno questo problemino, quel specchietto là sopra non va per esempio, e anche quello là. Funzioni della barra, scusate per il taglio brusco ma ho avuto dei problemi, vabbè. Allora, stavo dicendo che ci sono varie funzioni della barra, vabbè, quelle classiche, quella alzata e quella, ho sbagliato, quella avanti e indietro, così, del cesto. Però hanno aggiunto anche la funzione, quella lì, di spostare i denti, così, ma secondo me è ancora un po' buggata, però la trovo una bellissima idea, vedete. Che scompare, compare, e dopo i denti vanno troppo indietro, troppo avanti, vedete, ancora un po' buggata, quindi io vi consiglio di tenerla così.
è una bellissima cosa e la dovrebbero fare anche in farming normale. Vabbè, accendiamo la bestia. Ok, è accesa. Spero che si senta nel video. C'è una mosca qua che mi rompe le balle. Allora, all'intro sound, questa trebbia, quindi se entrate non sentite più casino, ma fuori sentite più casino, sostanzialmente. Non ho capito neanche quello che ho detto, però va bene. Allora, non ha i C, non ha niente. Dopo vedete. Aspetta. Sì. Riesco a salire sulla trebbia? No. Vabbè. Non ha il qua il cassone che si apre a modi 780, come 7 o 780 o 770, sapete quelle che si aprono proprio tutte, anche come la CR90, no, 10.90. E questa si apre solo così, ma credo che anche quella vera si apre così. So che c'è, perché la 770 adesso non ce l'ho presente, però quella vera credo che si apra così. Dopo hanno fatto anche quella col cesto che si apre tutto, ma vabbè. Vabbè, lampeggiante è quella del 2015. Vabbè, a primo impatto questa trebbia è molto carina perché vedete, ha tutte queste micro sospensioni, cioè micro, queste sospensioni che andando indietro dopo frenate, guardate come si alza. Cioè, una cosa fantastica. Anche, ho notato che anche correndo nel campo, vedete, guardate che roba, anche correndo nel campo ballonzola sempre, e quindi è un'ottima cosa. Dopo mettendo la retromarcia, vedete, viene fuori questa telecamera nel monitor, però non serve a niente perché è solo illustrativa, vedete che non si muove. Dopo abbiamo e il contagiri tutto digitale nel monitor, insomma. Accendiamo la barra, se si accende. Ah, giusto. Ottimo sound anche di accensione. Ora, non so se voi ve lo siete chiesto, ma che cosa serve quella cosa lì in mezzo alla barra, quel display, diciamo, quello scanner. Allora, infatti, se voi andate, Madonna, se voi andate a trebbiare, comincia a illuminarsi, vedete? Allora, se io sto troppo in qua, vedete, se io sto troppo in qua, questo scanner mi valuta a destra, vuol dire che tutta la barra, cioè non sta lavorando tutta la barra, vedete che sto trebbiando fuori. Mentre dovete stare sempre nel verde, così. Mentre se io salto a destra, per esempio, mi dice a destra, cioè di voltare a destra, appunto, per rimanere nel verde. Perché mi dice che ho saltato. Avete notato? Cioè voi potete trebbiare anche così, solo guardando quel piccolo scanner, che basta che guardiate che siete nel verde e siete a posto. Ora sto saltando, vado un po' a destra, ecco fatto. Vedete? Cioè non ho saltato perché ero andato proprio poco lì dentro, però avete visto? Ok. Ora facciamo anche il ritorno. Ah sì, se voi tagliate il campo, questa cosa non vale perché l'ho fatta impazzire, adesso vi mostro. Ah sì, funziona anche mentre è alta la barra, non so perché. Se voi tagliate il campo l'ho fatta impazzire, vedete? Perché vi dice, vedete? Guardate. Guardate, si illumina tutte e due le parti adesso. Così, vabbè, quando tagliavo io si illuminava tutte e due le parti, vedete? E cosa sta a significare questo? Niente, perché se voi tagliate il campo vi segna che la barra va ok, diciamo, mentre state saltando in tutti e due i punti. Quindi
quindi lo state facendo non rincritinire, perché vi dice vai a destra per non saltare a destra, vai a sinistra per non saltare a sinistra, voi avete la barra 12 metri e non potete fare niente, insomma. E vabbè, questo vale anche per tutte e due le classi. Ok, dopo chiudiamo la trebbia, cioè chiudiamo la trebbia, chiudiamo la barra. Questo vi segna ancora perché siete vicino al frumento. Non so se funziona con il mais, perché il mais, cioè, non ha dato la testata del spannocchiatore, dà solo le testate per il frumento. Poi, ah sì, per cambiare la targa bisogna, è una funzione della trebbia, così, dovete schiacciare CTRL Y, oh, forse quando è chiusa, vabbè, dopo la chiudiamo. Per scaricare è una cosa fighissima, adesso vi mostro una cosa fighissima che a me piace un botto. Vabbè, aprite il tubo, dopo cambiate marcia, vabbè. Direte, non scarica, perché non scarica? Perché dovete schiacciare il puntino della tastiera, infatti c'è scritto start dapping, schiacciate quello, fa un suono, fa beep e scarica. Voi non volete più scaricare, beep, e non scarica più, e voi chiudete, capito? Io adesso scarico, ok, chiudiamo la trebbia, vediamo se mi fa cambiare la targa, in teoria sì. CTRL, quello sinistro con Y, ok, viene fuori questa cosa. Questa cosa, che forse lo fa solo all'inizio, dopo non potete più farlo, vi permette di cambiare le targhe, tipo mettere 5A, quello che volete. Dopo potete qua cambiare la città, qua potete cambiare i numeri, in lettere, quello che volete. Dopo fate ok, tankete, se sono saliti sopra la tribù, tankete, visto? È perfettamente cambiata. Ah, una volta cambiata non potete più cambiarla, quindi dovete decidere subito quale mettere. Spero che, aspetta che consumo nafta, porca miseria. Allora, questa trebbia è uguale, stesse funzioni, joystick che va, la telecamera posteriore che è solo raffigurativo come ho già detto, dopo lì il sensore e basta. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto questo test mod di questa classe. A mio parere è la classe migliore che ci sia adesso per farmi Simulator 2015, perché anche le 780 a me piacciono, però non so se avete visto, no, l'abbiamo registrato ieri l'episodio 3 della serie, abbiamo comprato una 780 e a Masterick e a Mastron non gli piace la 780, cioè non come trebbia, cioè non gli piace proprio come è fatta la 780 del 2015. Io non la trovo malvagia, però non gli piace, non gli piacciono a loro. Vabbè, come ho parlato non lo so, fate finta che è italiano. E dopo, per dire altre cose, anzi, spero che vedano questo video di questa trebbia, perché davvero merita. L'ho trovata ieri andando in giro per fare test mod, ho letto un po' la descrizione e cioè, mi sono innamorato, cioè ho detto mi sono innamorato di questa 750, ho detto speriamo che funzioni, che non sia solo una balla. Invece è andata bene. Dopo, da notare che tirando sempre su i pistoni rimangono attaccati, cioè non vengono fuori i pistoni, vedete qua i pistoni della barra, tutte quelle robe lì. E vabbè, mi raccomando, mettete pollice su a questo video, non perdetevi oggi la seconda puntata della serie, che credo che venga fuori prima o dopo di questo video, non lo so. Non perdetevi la seconda puntata della serie, non perdetevi domani con me la prima puntata di Aero Truck della mia serie personale, che non porterò avanti più di tanto, ma porterò avanti
non so, 10-20 episodi, non di più, perché ho già in mente un'altra serie che andrà online in settembre, che la devo ancora registrare. In settembre farò questa serie, appunto, perché sarò a scuola e vi caricherò questa serie che farò in questi giorni, che vedrete il trailer, perché voglio fare un montaggio trailer per annunciarvi di questa serie. Vi dico già una parola chiave, una parola chiave che è gatto, e se volete, se vi piace quella serie, farò un'altra serie che la registrerò, anche quella preregistrata, ma la metterò solo se vi piace, e la parola chiave è Mario. Non vi dico altro, la vedrete nel trailer. Vabbè, per questa puntata è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale degli Atta Games, se volete nuovi test mod ditelo, anzi io ne ho già in serbo 2-3 che registrerò oggi, e al prossimo video, ciao ciao! Qualcuno di voi si è accorto che manca la sigla? Bene, manca la sigla, non avevo voglia di metterla. Comunque, in questa recensione, cioè, non ho parlato benissimo perché mi ero appena svegliato, adesso è già mezzogiorno e mezzo, però io l'ho fatta alle 11 e io mi sono svegliato alle 11 problem. Vabbè, spero che l'apprezziate lo stesso, è venuta un po' lunghetta, ma una classe così merita. Dopo ne ho registrate delle altre che saranno più o meno uguali, ma le vedrete poi. La vedrete nei prossimi giorni. Comunque spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao!